5 auto coinvolte, 3 delle quali praticamente distrutte, 2 feriti e traffico in tilt per 2 ore, con code fino a Grandate. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina in via Napoleona a Como, in direzione centro città, intorno alle 9:15. La dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, mentre 2 conducenti, un uomo di 49 anni e una ragazza di 26, sono stati soccorsi dai volontari della Croce Azzurra e portati all'ospedale Sant'Anna per gli accertamenti. Entrambi hanno riportato lievi contusioni e sono stati dimessi in poco tempo. 5 le auto coinvolte nell'incidente, una Mercedes, una Golf, un Alfa Romeo, un Opel Astra e un Punto. 3 di queste sono andate quasi completamente distrutte. Un botto tremendo e il fumo che usciva dalle macchine, dai motori delle macchine. Mio padre è stato tamponato 2 volte, non solo una volta, e adesso la macchina è distrutta. Poteva andare peggio. Spavento sì, tanto. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione cittadina. Le operazioni di soccorso e di recupero delle vetture hanno provocato fortissimi rallentamenti, con code chilometriche in direzione Como fino a Grandate. La situazione è lentamente tornata alla normalità a circa 2 ore dal tamponamento, intorno alle 11:30.